Un saluto ai telespettatori delle Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata di Legal Corner, una puntata dedicata al diritto del lavoro, uno dei settori che più è stato impattato dalla crisi epidemiologica, dovendo anche far fronte a tutti i cambiamenti che hanno riguardato la disciplina dei licenziamenti, così come nuove responsabilità e nuovi obblighi dei datori di lavoro e anche tutto ciò che riguarda una nuova organizzazione del lavoro da remoto. Per capire quindi come è cambiato il mercato del lavoro e anche quali prospettive lo attendono nei prossimi mesi, ho il piacere di avere in collegamento con me gli avvocati Roberto Balestra e Maria Teresa Noro, associati Lab Hour. Benvenuti, avvocati. Buongiorno, Buongiorno, dottoressa. dottoressa, grazie. Ecco, io volevo chiedervi, a voi appunto come anche esperti della materia giuslavoristica, proprio quali sono queste nuove problematiche del diritto del lavoro emerse con le norme anti-Covid? Beh, le problematiche sono molte, sono molteplici perché dipendono. Hanno le nuove direttive hanno obbligato i datori di lavoro a modificare l'assetto organizzativo della loro impresa in modo da fronteggiare il rischio epidemiologico. Molte volte questo adeguamento è stato fatto con grande attenzione, con grande consapevolezza, altre volte invece con una maggiore disinvoltura. E fretta. E fretta. E gli stessi difetti li abbiamo riscontrati sia nei datori di lavoro che nei lavoratori. A volte c'è stata proprio una sottovalutazione del problema. Per il momento, a parte le conseguenze economiche di questa pandemia, per il momento ciò che ci ha interessato più da vicino sono stati proprio gli assetti organizzativi. La necessità di distanziare le postazioni lavorative, di contingentare la presenza dei lavoratori all'interno dell'impresa, di modificare gli orari, di organizzare in qualche modo uno smart working efficace che consenta davvero al lavoro di andare avanti e che non sia semplicemente un sistema per parcheggiare i lavoratori. Ecco, diciamo che in questa fase, un po' se vogliamo chiamarla di ripartenza, un ruolo fondamentale è proprio svolto da voi consulenti, quindi dal giuslavorista. Ecco, quali sono queste responsabilità che ha anche lo stesso giuslavorista? Che ruolo sta ricoprendo, ecco, magari rispetto anche a una fase pre-Covid? Ci sono delle nuove responsabilità, insomma, un nuovo ruolo? Il giuslavorista in qualche modo ha sì un nuovo ruolo perché in questo momento assistiamo al fronteggiarsi di libertà che in alcuni casi vengono quantomeno concepite in modo oppositivo. Da un lato la libertà del lavoratore di scegliere, di compiere decisioni che riguardano la sua sfera personale, senza interessarsi che in realtà molto spesso operando in un contesto collettivo quelle scelte hanno una ricaduta molto importante su chi lo circonda e quindi l'idea da parte di alcuni di vedere le scelte imprenditoriali come un'intromissione nella sfera personale, d'altra parte per i colleghi scelte dei singoli viste come un disinteresse nei confronti di chi lo circonda. E poi un altro aspetto molto interessante che si sta verificando è che è dovuto alla contingenza e alla chiusura delle frontiere o alla difficoltà di aprire il mercato del lavoro verso l'estero e l'esterno. Ha un ritorno in Italia di figure professionali che prima erano rivolte principalmente al mercato estero per effetto della delocalizzazione dei sistemi produttivi che molto spesso ha interessato il nostro paese. Questa è una dinamica molto interessante che si sta verificando, a cui assistiamo in questo momento in alcuni contesti, che porta in qualche modo un'aria nuova a quello che era,
Sì, la stessa attenzione che c'è in molte aziende per ripristinare lavorazioni che prima erano affidate ad aziende esterne, estere, perché questo era più economico per la gestione dell'impresa, sono state nuovamente internalizzate. Allo stesso modo vediamo che c'è maggiore vitalità, stranamente, per le posizioni lavorative, per il mercato del lavoro. Certamente la crisi c'è, è inutile negarsi, ci sarà la perdita dei posti di lavoro, è un fatto vero, la perdita a carico della parte femminile del lavoro è senz'altro gravissima e allarmante, però c'è per le professionalità più elevate una internalizzazione delle risorse, per cui i figli che sono tornati dall'estero casa per stare dopo mesi di smart working all'estero, hanno capito che potevano lavorare anche dalla loro famiglia, piano piano si sono sentite, si sentono, almeno questo è il racconto che ci viene fatto dai nostri clienti, vengono loro offerte delle posizioni che prima erano assolutamente impensabili per un nostro cervello fuggito all'estero. Per fortuna rientrato. Ecco, quindi come diceva lei, avvocato Noro, insomma, ci sono comunque varie facce della medaglia, quindi c'è un'evoluzione nel modo di concepire il lavoro, però dall'altro ci saranno anche, diciamo, magari molti licenziamenti, ci sarà una riduzione dei posti di lavoro, magari appunto fisiologica a causa di questa situazione. Ecco, diciamo che davanti a noi, quindi ci attendono, diciamo, dei mesi un po' complessi. Io vi chiedo quindi quali prospettive attendono proprio il mercato del lavoro nel prossimo futuro, secondo voi? Ma sa, ci sono comparti che hanno problemi diversi, d'altra parte lo sappiamo benissimo perché viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Ci sono dei settori merceologici in cui le aziende sono molto, molto in difficoltà e difficilmente riusciranno, se non hanno delle spalle abbastanza solide, riusciranno a sopportare, a superare mesi e mesi di calo di fatturato insostenibile. Ci sono delle imprese che lavorano in tutt'altro ambito, pensi per esempio alle tecnologie o ai prodotti informatici, che hanno avuto invece un grandissimo rilancio e quindi non hanno assolutamente crisi. Per cui molto, secondo me, dipende anche da quanto durerà ancora questa crisi, della quale non vediamo la fine, perché adesso con il problema delle varianti che sembrano avere esporci al rischio di neutralizzare l'efficacia dei vaccini, sembra quasi che il momento dell'uscita dalla crisi si allontani. In presenza, quando ci saranno dei vaccini per tutti e saranno vaccini validi anche, efficaci anche per le varianti, sicuramente si potranno fare dei progetti. Per il momento l'unica cosa da fare è stare attenti, cercare di pianificare il futuro con lucidità, per sfruttare questo momento di crisi per un rilancio dell'attività, per modificare e per realizzare magari delle idee che prima non c'era neppure il tempo di coltivare o di far affiorare, e poi aspettare che passi e che si possa finalmente riprendere a camminare, non dico a correre, a camminare. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio l'avvocato Roberto Balestra e l'avvocato Maria Teresa Noro, associati di Lab Hour. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Ringrazio anche i nostri telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.